Bonjour ragazzi e ragazze, anche oggi inizio con questa prospettiva perché sto guidando e perdonatemi quindi se non è proprio il massimo l'inquadratura. Sto iniziando adesso il vlog perché sono in viaggio oggi, sto andando da casa verso l'aeroporto di Venezia e dopodiché da Venezia si riparte per Parigi. Sì, questo è un periodo in cui praticamente sono più in hotel che a casa, ma non mi dispiace perché amo viaggiare, è l'unica cosa che, anzi sono felice, l'unica cosa, dita incrociate perché ovviamente devo prendere l'aereo da sola, e l'unica cosa che davvero mi dispiace è che non ci sia Tomas, perché dopo essersi preso 5 giorni per le Maldive con Benefit, questa volta non poteva prendere altre ferie e quindi insomma vado io da sola. Comunque starò via soltanto un giorno perché torno domani sera, stiamo soltanto una notte e sto andando, non mi vedete perché c'è il sole dietro di me, e sto andando per Givenchy, c'è il lancio del nuovo profumo e sono molto molto curiosa di vedere perché è il primo, cioè io ho fatto degli eventi con Givenchy, ma credo sia il primo evento Givenchy a cui partecipo, quindi sarà molto molto interessante. Sono anche felice di rivedere Silvia, che è la ragazza che lavora da Givenchy, che tra l'altro è stata una delle prime a contattarmi sul mio canale in assoluto, quindi tipo la conosco praticamente dal 2009, forse dal 2010, e il primo incontro che ho fatto è stato proprio con Givenchy alla Rinascente a Milano, quindi è un brand che ho molto a cuore proprio per questo, ecco perché sono stati tra i primi a contattarmi quando ancora avevo davvero pochi iscritti, e quindi insomma mi fa molto molto piacere rivederla. E poi sono contenta di andare a Parigi, che lo sapete è la mia città preferita al mondo. Parigi ed Amsterdam sono più o meno alla pari, ma Parigi è... dai, tutte e due sono magiche, però Parigi è Parigi, non vedo l'ora di tornarci. Non avremo tanto tempo libero in realtà, perché comunque appunto stiamo lì soltanto una notte, quindi arrivo, mi portano in hotel, mi cambio e dopodiché andiamo all'evento che finirà la sera tardi, quindi ceneremo anche qualcosina lì e poi il giorno dopo credo avremo un po' di tempo per fare qualche foto, esplorare, forse fare un po' di shopping, mi piacerebbe molto fare un po' di shopping da Louis Vuitton, vedremo, e poi si ritorna a casa perché domani pomeriggio in realtà ho il volo poi per Venezia. In molte mi avete scritto riguardo all'ultimo video in cui ero visibilmente agitata in aereo e vi ringrazio perché mi avete scritto di non preoccuparmi eccetera e siete state molto carine, quindi grazie. E in tante mi avete anche dato consigli, cioè allora io i tranquillanti, una ragazza poi mi ha consigliato proprio il Lexotan, io il Lexotan l'ho preso, credo fosse Lexotan, oddio adesso mi viene il dubbio, comunque me l'aveva già prescritto il mio medico. Il problema, e qui già ve l'avevo detto, il mio problema con quel, non so se sia un anti-ansiolitico, un tranquillante, non ho ben capito, comunque il problema mio è che sì, quella cosa mi faceva venire sonno, ma uno nei viaggi brevi non conviene avere sonno perché le poltrone sono scomodissime ed è impossibile dormire in aereo. Numero due, l'unica cosa che faceva quel farmaco era farmi sonno, quindi io avevo sì la palpebra che mi calava, però in realtà nella testa avevo la stessa identica paura, cioè per me non è cambiato niente. E dopo aver preso 2, 3, 4 volte questo tranquillante mi sono detta: senti Nicole, ma perché devi imbottirti di tranquillanti, cioè imbottirti si fa per dire, ma perché devi prendere tranquillanti e medicine che comunque sono anche insomma di un certo genere, se poi alla fine non stai per niente meglio, e poi quindi l'ho lasciato a casa e non lo uso più. Questo è il discorso. Ciò non toglie che altre di voi mi hanno consigliato di andare da uno psicologo a parlare di questa mia paura folle per gli aerei, e altre mi hanno consigliato invece di fare un corso proprio, se non sbaglio li organizzano le compagnie aeree, e sto veramente pensando di fare qualcosa perché non posso continuare con questa paura folle, cioè non è una cosa normale, quindi vedo se andare veramente da uno psicologo, ma prima voglio vedere se ci sono questi corsi
organizzati o dall'Alitalia o comunque un corso da pilota, non lo so, cioè mi devo informare assolutamente, perché vi giuro, io ogni volo perdo 10 anni di vita. Speriamo di risolverla questa cosa, anche perché vi dico già adesso che devo viaggiare da sola in aereo, ho un po' di ansia, quindi vi lascio immaginare. Comunque il volo in realtà è breve, c'è scritto 1 ora e 50, ma di solito si ci mette di meno da Venezia a Parigi. Quindi incrociate le dita per me, vi prego che oggi vada tutto bene. Anche perché poi, vi devo dire la verità, quando, allora, io mi sono filmata in quel momento in aereo, ok, io pensavo di star rischiando la vita. Poi invece, quando mi rivedo nel montaggio e nel video in sé caricato, e quindi dopo una giornata, mi sembro talmente una cretina, cioè vedo che tutti sono tranquilli e io invece sono lì agitatissima, cioè mi sento veramente una cretina. Però in quel momento, nella mia testa, penso che queste turbolenze siano dovute al fatto che sta per succedere qualcosa, o che il motore dell'aereo avrà un problema, o che le turbolenze causeranno un problema. Insomma, fatto sta che ogni volta se l'aereo è in quota e non ci sono turbolenze, io sto bene, ci tengo a specificare, non sto così per tutto il tempo, riesco anch'io a dormire. Infatti nel secondo volo per Amsterdam, poi quando vi ho dato la buonanotte, mi sono addormentata. Il mio problema è appunto se ci sono le turbolenze e il decollo, le uniche due cose che mi fanno paura. Molto spesso, se appunto non ci sono turbolenze e il decollo è molto smooth e molto tranquillo, non ho proprio paura. Quindi non so perché sta cosa delle turbolenze mi faccia tutta sta ansia. Però forse in un'altra vita sono morta in un incidente aereo della serie, non lo so. Comunque, ora voglio cambiare assolutamente discorso. Voglio dirvi che bello però parlare come mi fate compagnia, che sono da sola qua in macchina. Voglio puntualizzare il fatto che è una bellissima giornata, c'è il sole. Quindi, qui ritorniamo a pensare al volo, quindi non ci saranno problemi probabilmente per il volo. E no, ma è una bellissima giornata, sono molto molto felice di andare a Parigi. Mi sono portata dietro lo stretto necessario, sono tipo con 3 borse. E spero di arrivare in anticipo in aeroporto in modo da mangiare qualcosina, perché a casa ho mangiato un biscotto e cereali e ho bevuto un sacco d'acqua, però non ho fatto una colazione vera e propria. Quindi ci vediamo tra un po', penso quando saremo già arrivati in aeroporto. Ragazzi, che avventure, voi non potete immaginare. Praticamente ho trovato 8 km di coda sull'autostrada, quindi mi sono detta ok, esco e vado per la statale. E anche sulla statale c'era un casino, delle file allucinanti, camion tutti bloccati. Alla fine ho continuato, ho detto boh, io ci provo, se riesco. Comunque ero partita abbastanza in anticipo, quindi ci ho provato. E mi sono fatta un pezzo molto lungo sulla statale, sono rientrata in autostrada alla Tisana, sono praticamente uscita a Monfalcone. Boh, se non siete della zona non sapete, ma praticamente sono dovuta uscire già in Friuli Venezia Giulia dall'autostrada perché c'era una fila allucinante. Sono rientrata poi in Veneto e alla fine ce l'ho fatta, non so come, ma ce l'ho fatta. E adesso sono qui nella lounge che mangio qualcosina. Ho preso i paccheri con cacio e pepe e qualche oliva. Ho già fatto il check-in, quindi ho soltanto le mie 2 borsette. E ce l'ho fatta, dai. Credevo davvero di non riuscire. Infatti ho chiamato anche Tomasi e faccio guarda, non credo di farcela, al massimo torno a casa. Invece ce l'ho fatta, evviva. Ci siamo, ragazzi. Mi sto imbarcando. Sto sfogliando il giornale con tutte le cosine in vendita sull'aereo. Guardate che cosa ho trovato. Givenchy, Live Irresistible, ed è proprio per questo che sto andando e per l'evento del Live Irresistible di Givenchy, è proprio per questo che sto andando a Parigi. Ho un sacco di roba carina qui. Ragazzi, siamo arrivati a Parigi, ci hanno fatto aspettare tipo mezz'ora per poter scendere dall'aereo perché tutte le scale erano piene di neve, perché come vedete sta nevicando. Non ho mai visto Parigi con la neve, quindi sono molto curiosa. E sta nevicando tanto, che lì c'è veramente tanta neve già.
Ragazzi, siamo letteralmente fermi da tipo 2 ore nel traffico di Parigi e siccome c'è un sacco di neve e c'è anche tanto traffico, stiamo andando avanti pianissimo e c'è praticamente la truccatrice, perché quando arrivo in hotel devo cambiarmi e poi c'è una truccatrice che mi deve fare il trucco per la serata del lancio della nuova fragranza Givenchy e tipo sono tutti lì che vi stanno aspettando, c'è la truccatrice, c'è la ragazza di Givenchy e io sono ancora in macchina perché abbiamo avuto... Allora, l'aereo aveva... Oggi niente va per il verso giusto, davvero niente, però meglio riderci su alla fine. Allora, ho impiegato tipo 3 ore per arrivare in aeroporto a Venezia, 8 km di coda, mi sono fatta tutta la strada per la statale, coda pure là. Pensavo di non farcela, poi ce l'ho fatta, però l'aereo aveva 1 ora di ritardo. Ok, e quindi ho aspettato 1 ora di ritardo. Quando finalmente siamo arrivati, che già ero in ritardo, e non si riusciva ad uscire dall'aereo perché tutti i gradini praticamente erano pieni di neve, quindi avevano paura che la gente praticamente scendendo le scale scivolasse e quindi abbiamo dovuto aspettare tipo 40 minuti là, quindi sono già più o meno 2 ore di ritardo e adesso sono rimasta ferma, cioè siamo fermi nel traffico da tipo da 1 ora e mezza, 2 ore, una roba del genere. Praticamente sono le 8 e 4 minuti e a quest'ora tecnicamente dovevamo già essere al party, quindi io dovevo già andare in hotel, fare il check-in, cambiarmi, rinfrescarmi, cambiarmi, fare il trucco, fare la seduta con il make-up artist. Invece sono ancora qua, mannaggia. Quindi, però dovremmo essere, perché siamo stati in autostrada fino ad ora, invece adesso stiamo entrando finalmente in città ed è la prima volta che vedo Parigi con la neve ed è bellissima, ma purtroppo è buio e non riesco a farvi vedere granché dalla macchina. Speriamo comunque di non fare troppo tardi e non vedo l'ora di arrivare al party, in realtà sarà bellissimo. Eccola la neve, la vedete come scende? Fuori per un tipo bianco. Guardate quanta! Ok, sono arrivata finalmente nella mia stanza e ho trovato subito questa sorpresina di Givenchy che apriremo dopo. Ci sono dei prodottini, ma lo apriremo dopo. È anche una sorpresina dell'hotel, ma apriremo tutto dopo perché qui c'è la makeup artist che mi farà il trucco. Eccoci, sono pronta per il mio trucco, visto che non avremo tempo nemmeno per mangiare all'evento. La ragazza della Givenchy è stata carinissima, Silvia mi ha portato la cena, cioè guardate che servizio. E niente, tra un po' si comincia, questo è tutto l'ambaradam. È molto emozionante farsi truccare, perché di solito mi trucco sempre da sola, anche al mio matrimonio, lo sapete, mi sono truccata da sola. Quindi sono davvero emozionata, mi piace farmi truccare, wow. Poi vedremo come sarà il risultato, voterete se sono più brava io o la truccatrice. Ok, questo è il risultato del make-up, magari lo vedrete meglio sotto delle luci un po' più decenti dopo. E invece il mio outfit è un total black con i tacchi Louboutin. Ho questa pochettina Givenchy nude che mi ha prestato Silvia, la ragazza di Givenchy, perché volevo avere qualcosa del brand, ma la mia Antigona laggiù è un attimino troppo grande, direi. E adesso devo davvero scappare perché praticamente mi stanno aspettando qua sotto con l'autista che è già arrivato. Ragazzi, stiamo entrando. Questa è la venue dell'evento. Sembra davvero un posto stupendo. Wow! Con questi gettoni possiamo giocare e vedere se riusciamo a vincere qualcosa. Ci sono i prodotti Givenchy! Praticamente voi, non so se mi sentite, vuoi farti la foto mentre salti?
posso purtroppo. Quindi ho fatto qualche ripresa così per farvi vedere la location e poi basta, perché ho provato a parlare ma non si sentiva praticamente niente. Comunque qui c'è la postazione con il profumo, ho fatto qualche foto e poi ci hanno dato la borsetta. Tururu, tururu, solita musichetta. E all'interno, faccio vedere ma poi vedremo con più calma magari in hotel, c'è il profumo Live Irresistible Blossom Crush e poi c'è una cosa super super golosa perché c'è un pacchetto di marshmallow. Oh là là. Ragazzi, la situation con la neve, guardate che roba, bufera di neve a Parigi mai vista, però è il suo perché è romantico. Stiamo cercando di trovare l'indirizzo del nostro hotel. Tornata in hotel, sono super 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 stanca. Comunque sono super stanca, l'ho già detto 50 volte. Voglio farvi però vedere il paesaggio, cioè quanta neve sta cadendo a Parigi. È spettacolare, davvero. È bellissimo. Comunque adesso chiuderemo le finestre, cioè le tende. E ho chiesto un paio di pantofole e mi sono resa conto di aver dimenticato i dischetti per struccare il viso. Ho l'acqua micellare ma non i dischetti di cotone, quindi adesso dovrò escogitare un modo per struccarmi. E niente, poi vado subito a nanna. Tra l'altro voglio menzionare come Tomas mi stia mancando tantissimo. Ci siamo scritti messaggini tutto il giorno, mi manca tantissimissimo. E tipo si è addormentato, non mi ha neanche detto buonanotte, cioè si è addormentato così, boom, ad un certo punto rispondeva più. Diciamo, lo immagino, tipico di Tomas. Grazie pupetto, grazie tante. Comunque, adesso niente, aspetto che mi portino le pantofole, mi strucco e mi butto a letto. Prima vi voglio far vedere, perché ancora non ho aperto, siccome prima sono arrivata in super velocità, make-up artist, mi sono cambiata e poi sono uscita, e voglio vedere questo regalino che mi hanno lasciato in camera. We wish you a pleasant stay in Paris and we are looking to see you. We are looking to see you. The PR team. Penso volessero dire looking forward to seeing you. E qui c'è una busta Givenchy. Con che cosa c'è? Ok, questa è una cipria. E poi il Noir Couture, il mio mascara preferito. E poi. Un rossetto. Apriamolo insieme e vediamo. Mio Dio, che figata può essere questo rossetto. Che in realtà è
balsamo labbra, non è proprio così nero quando lo provi. Che figata! E qua mi sta venendo il dubbio se magari me l'hanno già spedito, perché ho diversi prodotti della linea Noir. Non sono sicura, devo verificare. E poi c'è il Noir Interdit, il mio mascara Givenchy preferito. E poi c'è questa polvere che è a quattro colori, quindi è correttiva. Che regalo carino! Oddio, è tutto fuori fuoco. Ok, regalo molto molto carino. Mi piace un sacco arrivare in camera e trovare i prodottini, questi regali, è bellissimo. E poi l'hotel invece mi ha lasciato questa tavoletta di cioccolato che credo mangerò subito. Quindi, ragazzi e ragazze, non mi resta. Oh, dove sono? Eccomi, non mi resta che augurarvi la buonanotte. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio grandissimo, vi voglio bene. Ciao. Piccolo aggiornamento, volevo solo darvi che ho sentito Tomas, ci siamo dati la buonanotte e quindi sono molto molto più contenta. E adesso vado a dormire tranquilla. Un bacio, ciao, buonanotte.